Poi dopo non avrò che scritto nella slide precedente a questa la dimostrazione perché in questo caso non si verifica deadlock. Le carrozzerie delle automobili.
Vabbè, è chiaro la sua posizione. Okay. Poi avrei un'altra domanda per vedere se ho capito bene la sua branch. Quindi se un semaforo fa busy waiting, questo non fa branch del processo, mentre se avessi utilizzato la tecnica dei monitor invece dice branch perché il processore fa passare un altro processo e non lo lascia in attesa di busy waiting. Partendo dalla definizione di branch, la branch, da quanto ho capito, è un processo che viene temporaneamente sospeso e che viene, non è in esecuzione della CPU e viene lasciata a realizzare un altro processo che diventa maggiore, però non viene sospeso e dopo verrà ripreso successivamente. Action è il concetto, è concetto, i latini la chiamano ubi maior minor cessat, perché dicevano quando arriva quello maggiore grado, quello minore grado deve stare zitto, cessa nelle sue funzioni. E tutte le volte che avete un processo in esecuzione e questo processo può essere sospeso non per la sua volontà, quella è branch. Quindi ora vorrei sapere il suo ragionamento per capire come la vuole associare ai semafori o ai monitor. Beh, lei può implementare per quanto riguarda gli algoritmi lì non c'è preempio nell'algoritmo, ogni processo deve dichiarare in ogni modo quando può essere bloccato sia con il semaforo sia con il monitor, quando può essere bloccato nella sua esecuzione. Quindi nessun processo, né con il semaforo né con il monitor, può dire all'altro processo ignaro, no basta, tu fermati perché devo andare avanti io. Questo non vuole dire che sotto il sistema operativo che c'è sotto non possa applicare preempio nei processi. Quindi se ad esempio uno dei processi fa tanti calcoli, se un altro processo non è bloccato, quindi ha diritto di proseguire, può andare avanti un altro. Ok? Però io concetto di preemption e programmazione concorrente li ho nella mia mente abbastanza staccati. Cioè, quando faccio programmazione concorrente io so che quando lascio parte concorrente quelli vanno avanti in maniera indipendente e non so quale sia l'overlap con l'intervento, quindi devo essere pronto a qualsiasi ordine di esecuzione. Se voglio forzare gli ordini specifici perché per la correttezza del problema devo forzarli, allora a mano scrivo delle istruzioni per forzare ciò che mi serve. Certo. Niente, altre domande? Allora, eravamo arrivati e mi avevo lasciato il sorpreso. Eravamo arrivati e mi ha detto fermiamoci qui perché siamo stanchi e se no facciamo. Perdiamo questa parte. Come al solito, vi avevo detto, abbiamo dei paradigmi, cioè ci siamo dati una struttura e abbiamo detto, come è bella, si scrivono bene i programmi con questa con questo paradigma. Come se passiamo al come sarebbe bello se ci fosse il monitor. Però
il problema è che perché questo castello che abbiamo messo in piedi veramente non profili, dobbiamo far vedere che ha delle fondamenta, che è basato su qualcosa, che è implementabile. Per esempio, siccome abbiamo visto come implementare semafori sulla base del mascheramento degli inter su monoprocessori, sul test and set su multiprocessore, ok? Adesso, se possiamo vedere che i monitor si possono implementare con i semafori, vuol dire che tutto sta in piedi. Poi c'era l'altro, ho notato che uno dei lucidi che abbiamo visto era il semafori fatto per il monitor. Quindi, vi ricordo che a questo punto possiamo dire che abbiamo lo stesso potere successivo, perché tutti i programmi che facevamo per il monitor, poi i semafori li possiamo fare per il monitor e viceversa. Allora, prima vi faccio vedere quella che trovate sui libri di dimostrazione. Poi vi faccio vedere che è sbagliata, che no, è incompleta, è a mio avviso, all'avviso di Alberto Montresor, l'hanno semplificata. Ma facendo così perde la validità della dimostrazione reale. Allora, ancora una volta, sbagliando sul palo, abbiamo visto con DEC, lo vediamo anche qua. Allora, ingredienti. Andrews dice che per creare il monitor tramite semafori è necessario un semaforo di multa esclusione e per ogni variabile di convenzione una coppia n5n è un semaforo inizializzato a 0 e n5n è il numero dei processi che sono in attesa del verificarsi della convenzione. Andrews dice che l'entrata nel monitor è la richiesta della multiplicazione, l'uscita del monitor è la il rilascio della multiplicazione. La wake su convenzione non è altro che ricordo sempre bloccato, quindi se ci si scrive da parte che c'è un processo più in attesa di quella convenzione, si rilascia la multiplicazione, si aspetta di verificarsi della condizione e si riprende la multiplicazione. La sigla condizione dice se c'è almeno un processo bloccato, se c'è un processo in meno bloccato, e spalla una V sul semaforo. Riuscite a vedere dove sono i problemi? Cos'è che non va? Cosa succede qui quando uno manda una signal? Che dà il diritto al processo che sta aspettando la signal di proseguire, ma lui non si ferma. Quindi qui non c'è lo user inspector. Questa è una signal del continuo. Quindi non è l'implementazione dei monitor come li abbiamo definiti noi. Non solo, ma quando voi risvegliate un processo che è in attesa, è vero che esce da quella, viene continua l'esecuzione dopo la key sul semaforo d'attesa cipollino, ma si mette in coda a tutti gli altri che sono in attesa di entrare in monitor. Programmare con perché fa equivoco quindi programmare con un monitor quote che non è il nostro monitor questo di questo genere sarebbe pesantissimo perché non abbiamo più nessuna garanzia. Nel momento in cui segnaliamo una condizione, questa sia ancora vera al momento della
down. Send the salmo back. Allora, abbiamo bisogno di una user stack, e allora preparo un user stack con una struttura dati stack. Allora faccio esattamente come dovreste fare voi durante un compito. Ho bisogno di uno stack, non sto a implementare lo stack. Io dico da qualche parte c'è un modulo stack che ha l'interfaccia tipica dello stack. Push, pop, empty. C'è un semaforo di conclusione per ogni variabile di condizione, una coppia come prima, poi un allocatore del semaforo, un semaforo privato che hanno il processo, la vostra utilità. Allocatore vuol dire che posso fare malloc di un semaforo, ok? Ed ecco, l'entrata nel monitor è l'unica cosa che rimane uguale. Poi la wait su condizione fatta in questo modo dichiara che il numero di processi bloccati sulla condizione è anche più. A questo punto, siccome la wait blocca il processo chiamante, occorre domandarsi se c'è qualcuno sullo stack, perché bloccandosi risulta libero il monitor, ma prima di far entrare qualcuno dalla coda d'ingresso occorre far proseguire chi è in attesa perché aveva fatto del signal. Allora, se lo stack non è vuoto, prendo il primo semaforo in cima allo stack e mando e faccio la mu. Notate che c'è passato dal testimone, non ho rilasciato la discussione, quindi nessun altro può entrare nel monitor. Solo se lo stack è vuoto rilascio la discussione. E a quel punto, come ultima cosa, mi pongo in attesa sulla coda relativa alla condizione. Per fare la signal cosa fa? Se non ci sono processi bloccati, bene, è inutile, non fa niente. E quindi vedete c'è un if che annulla l'intero codice. Ma se c'è un processo bloccato, almeno uno, si manda avanti quel processo, sempre con il passato del testimone, e viene creato un nuovo semaforo. Questo semaforo viene messo sullo stack e ci si ferma sul semaforo appena creato. L'uscita dal monitor è equivalente a quella parte là della wait su condizione. L'uscita dal monitor libera il monitor. Allora a questo punto bisogna domandarsi se c'è qualcuno sullo stack. Se c'è qualcuno sullo stack deve andare avanti quello sullo stack. Quello sullo stack, vi ricordo, è uno che ha fatto una signal, quindi è stato sospeso perché è andato avanti quello che era stato segnalato. Quando quello che è stato segnalato finisce, in questo caso, deve ritornare lui, e inizia il codice, viene preso e viene fatta la VU al semaforo specifico. Altrimenti viene redattato la conclusione. In realtà non è perfetto neanche questo. Discordo sempre di rimettere a posto il lusso. C'è un piccolo dettaglio che il programma in
maniera concorrente non tanto vede. E il problema è in questo punto qua. Ok? A quel punto o con questa istruzione o con questa, ok, noi qui possiamo essere in concorrenza con un altro processo perché l'abbiamo risvegliato. Ponete che un altro processo sia molto veloce e che vada anche lui a fermarsi sullo stesso semaforo. Ok? Caso più semplice. Arriva il primo processo, fa la wait sulla condizione C. Quindi arriva il primo processo, fa la wait sulla condizione C, non c'è nessuno nello, non c'è nessuno nella reaction stack, è in acqua la costruzione e vorrebbe fermarsi sul semaforo associato al C. Però non l'ha ancora fatto. Però ha già mandato la V su E. Quindi significa che il secondo processo può andare avanti, prendere, fare la P su E, entrare nel monitor, fa la wait, dice anch'io mi fermo su E, ma mi fermo su C. E siccome è più veloce, lo fa prima il secondo del primo. Il risultato non è fatto. Come lo risolvereste questo problema? Non si può invertire, cioè non si può mettere una chiamata C di punto P prima di entrambe, cioè prima di S V e di V, vero? No? Certo. Il problema è che lì si blocca. Lo provo prima. E quindi non lo blocca gli altri. Mutex. Dove? Mutex. Mutex la deve la presa là la deve rilasciare, se il mutex non può fare questa P dentro il mutex. Perché se no si blocca tenendo il mutex e blocca gli altri. Altra soluzione? Esplicitate la coda. Cioè, come abbiamo fatto con lo stack che avevamo un allocatore, voi ancora quando siete nella mutua esclusione qua, fate, allora associate a ogni condizione non tanto, non solo un semaforo, non un semaforo, ma una coda di semafori. Ok? Quindi torniamo a scrivere la wait. La wait potrebbe risultare così. NCP più, vabbè, questo cambia. E a questo punto, ancora con la costruzione, io cosa ho fatto? Semafor S uguale new semafor inizializzato a 0. Ok? E poi faccio chiamiamo con una condition Q secure. E non vuol dire secure, non è la chiamata per allenatori, non so se avete mai sentito per allenatori secure, perché è la chiamata tipica. Ok, secure di punto enqueue S. Quindi metto
semaforo nella coda. Questo semaforo è una struttura d'arte, quindi non è, per ora non è bloccato, non bloccato. Sì. Cosa rappresenta? È una coda. È una coda di semafori. Quindi una coda. Una coda è una struttura d'arte. Che ha tre funzioni. In più, poi in più, object A, object in più, e boolean empty. Questa è la tipica coda. La tipica coda potete fare tre cose: mettere un elemento, togliere un elemento e chiedere se vuota. Ok? E questa è una coda dove l'oggetto che viene accodato è un semaforo. E ne avete una per ogni condizione. Quindi c'è l'indicator, che questa è della condizione yes. A questo punto ricopiate il codice if stack.empty, ok? Questo, anzi, per farlo ancora meglio, facciamo lo schifo. Exit for monitor. E a questo punto facciamo s.p, quindi questa è la wait. Intanto mi so che mi porta alle camere, sono fortunati, vedo anche la lavagna. Per intenderci, la exit from monitor è una procedura non entry, no, è una funzione che non fa parte di quelle, solo del servizio, che fa questo: if not stack.empty semaphore s uguale pop stack.pop, ok, s.go, else e.go. E quindi sarà fermo scrivere la due volte, quindi per intenderci la uscita dal monitor non è altro che la chiamata a exit from monitor, che è più comodo scriverlo una volta sola, perché è lo stesso codice che compare sia qui che lì. Come funziona invece la sigla? Mettiamo un indice qui, è solo non è o scrivete sigla su comodo G, NC maggiore di 0, NC meno non fate 5D.U, ma scrivete semaphore S uguale CQD punto
è più. Quindi prendete il primo semaforo che è in coda, poi fate anzi scriviamo CS, poi facciamo anche semaforo S uguale semaforo 0, poi stack.push S, poi faccio cs.v s.p e ovviamente se volete qui pre-S e anche qui. Allora, questo è il passo 1. Qual è la differenza rispetto a prima? Che invece che affidarci all'accodamento dei semafori, che abbiamo visto potrebbe, siccome andiamo a fare la P fuori dalla multistruzione, e quindi potrebbero avvenire questi accodamenti non in ordine FIFO, una coda di semafori, dove in ogni semaforo sta solo un, al massimo un elemento fermo, ok? Sta al massimo un elemento e questa coda la creiamo, codiamo l'elemento mentre siamo in sottostruzione e quindi nessuno può cambiarci l'ordine delle cose perché è uno solo che sta lavorando. A questo punto uno dice, ma anche qua questo lo può fare un'ora dopo, ma non importa, c'è l'elemento, se questo arriva per primo e va a fare il lavoro su questo semaforo privato, vorrà dire che il semaforo andrà a 1 e quando questo con la sua flemma arriverà a fare la fila troverà già sbloccata, ma non è che succeda nulla di male. Quando arriva ad essere sbloccato, io vi ho aggiunto questo che sarebbe caldo scolare, quindi andarlo via e andare avanti. Questo è il passo 1, ci siete di qua? Perché se ci siete di qua, cioè, si accorge con questa trasformazione che la RC non serve a nulla. Perché? Perché non abbiamo bisogno di contare, non serve sapere c'è almeno un bloccato o no. Allora a questo punto basta usare la funzione empty della coda. Allora facciamo questo secondo passo. Ho voluto fare il passo intermedio come quando in matematica i vostri docenti del liceo facevano i passaggi per farmi capire i passaggi. Mi sono perso il cancellino, non è tutto un fondo. Però a questo punto noi possiamo qui eliminare NC. E qua invece di domandarsi mc maggiore di 0 ci domandiamo if not qdi.empty, ok? Basta questo. Il segnale, se c'è almeno un elemento in coda vuol dire che c'è un processo bloccato, o meglio che si vuole bloccare, dobbiamo dire, perché non sappiamo se fisicamente ha fatto questa P, ma sappiamo che prima o poi la farà. A questo punto prende il primo elemento nella coda dei bloccati sul semaforo I, prende il primo elemento e lo mette in CS, crea un nuovo semaforo che servirà per la seconda
esempio, metto un nuovo semaforo nello stack, in modo che anche questo lo faccio fuori dai giochi. Sono da solo, non possiamo cambiare le carte in tavola. A questo punto faccio cs.ru, mando avanti quello e mi blocco sul semaforo dell'origine stack. Ma verrò risvegliato nell'ordine giusto, perché sono stato messo nello stack nell'ordine giusto. Sì, c'è anche quella cosa lì in quella soluzione. In quella soluzione, anche sullo stack ci possono essere problemi di Python. E quello dovete, per risolverlo dovete prendere lo statement c.v che abilita qualcun altro ad andare avanti, quindi non sei più in mera autoesclusione, e spostarlo dopo stack.push per essere certi di che prima vengano messe le cose in ordine sullo stack, poi qualcun altro possa proseguire. Ok, quindi fate una correzione al lucido, non segnale. Fate una correzione al lucido e spostate c.u in subito sopra l's.p in signal. Questo è il c.q. Tati, tati, ta, tati, ta. Lo riconoscete a orecchio quando sentite morse. C'è ancora un sacco di gente che trasmette il morse, e con il morse è bellissimo che bastano potenze limitate, potete parlare con tutto il pianeta, perché avendo una banda molto stretta, concentrando tutte le vostre potenze in una banda stretta, arrivate dove volete. Tra l'altro, se chi di voi vuole da grande divertirsi con le radio, sappiate che la laurea in informatica vi consente di avere la patente del relatore senza esami, basta dietro. E poi cos'è che per fare esperimenti sulle radio onde? Ai miei tempi, nonostante fossi già professore, ho dovuto fare l'esame di elettronica di trasmissioni, delle leggi, e poi per avere la patente piena, l'esame di telegrafia 60 caratteri almeno al minuto in trasmissione e ricezione. Però è divertente. Okay. Infatti nel mio studio di fianco alla tastiera ho il tasto telegrafico. Male che vada, se la rete non va, almeno 60 caratteri al minuto li riesco sempre a trasmettere. Ok. Va bene. Message passing. Comunque per sentire il morse, pensate che uno ragioni a punti e linee. Ogni lettera ha il suo suono. Per esempio, pensate alla C. Tati, tati, è come un clacson di tonare. Quando sentite quella è la C. Bisogna ragionare in questo modo se volete imparare ad interpretare la memoria in morse. Allora, fino ad abbiamo visto meccanismi a memoria condivisa, che sono quelli che vi ho detto, sono quelli utilizzati da varie parti del kernel, perché il kernel vede la memoria in maniera nativa e quindi vede tutto di tutti, vede la memoria usata da tutti i processi. Deve far coordinare dei processi, li coordina utilizzando questa entità condivisa che è la memoria come strumento di sincronizzazione e comunicazione. Però non è il solo metodo, e vi dicevo, questo è a livello interno, ma a livello utente voi potete avere dei processi multithreaded, significa che avete
un programma che durante l'esecuzione crea più percorsi di esecuzione concorrenti, e questi percorsi utilizzano la stessa memoria. Se volete, c'è una libreria che si chiama Pthread, e la trovate e la trovate stampa sui sistemi Unix, e potete provare guardando i manuali, guardando i video, ci sono tanti manuali, potete provare a scrivere i vostri programmi in multithread. Invece c'è un altro modo, esiste il modo di fare programmazione concorrente con i processi dotati di memoria privata. A quel punto non abbiamo più il problema, diciamo, del conto corrente, perché ognuno ha la sua memoria, però questi processi per poter fare un calcolo, poter fare un'elaborazione insieme, hanno bisogno di comunicare. E allora si usano altri meccanismi di programmazione concorrente basati non sulla condivisione di qualcosa, ma sullo scambio di messaggi. Questo modello vedremo nel prossimo pacco di luce, viene usato anche in alcune classi di kernel, di micro kernel, ma si estende verso la programmazione concorrente su macchine distribuite, perché se volete fare un'elaborazione distribuita su più processori, ma che sono su macchine separate, questi processi non avranno memoria comune e dovranno collaborare scambiandosi dei messaggi. Sono paradigmi di sincronizzazione e memoria condivisa, paradigmi di comunicazione e paradigma di comunicazione mezzo passi, e anche la sincronizzazione avviene sulla comunicazione. Notate questa dualità. Se voi avete memoria condivisa, la comunicazione è banale, perché basta mettere il dato in una cella di memoria e lo ritrovate. Quindi voi fate comunicazione tramite la sincronizzazione. Voi la comunicazione ce l'avete già data, però dovete sincronizzare le cose, quindi fate comunicazione tramite sincronizzazione. Viceversa, nel message passing, se solo volete sincronizzarvi, l'unico modo che avete per sincronizzarvi è fare della comunicazione. Infatti vedrete nel message passing che è frase comune mandarsi dei messaggi vuoti, dei messaggi solo con un acknowledge, perché mi serve per sincronizzare, non ho altro modo per sincronizzare. In un certo senso, pensate a Decker, noi abbiamo la comunicazione già data e ci creiamo la sincronizzazione sulla base della comunicazione nella memoria condivisa. Dall'altra parte dobbiamo crearsi la comunicazione sulla sincronizzazione verso la sincronizzazione sulla comunicazione. L'ho detto al contrario, però l'ho detto prima. Comunque, come si fa lo scambio di messaggi? Hanno memoria privata, quindi i messaggi che lascia il mittente non sono gli stessi che trova la destinazione. Ci vuole qualcuno nel mezzo che provveda a prendere i dati di qui e spostarli là. Quindi occorre un meccanismo che sposti i dati da una parte all'altra. Le operazioni chiaramente sono due, una si chiama send e l'altra si chiama receive. Una cosa che vorrei mettere nel decalogo che si scrive così, non so perché nei compiti
quella EI la trovo spessissimo scambiata. Resti a scrivere così. Sempre viene utilizzata la processo che vuole dare qualcosa, adesso è utilizzata la processo che vuole ricevere qualcosa. Quando uno manda un messaggio, esprime un destinatario. Quando uno vuole ricevere un messaggio, può o no mettere un mittente. Può dire voglio ricevere da quel mittente specificato, oppure voglio ricevere da chiunque. Attenzione, ci sono altri paradigmi che prevedono la spedizione contemporanea di messaggi a molti riceventi, si chiamano paradigmi di Broadcast o di Multicast. Questi paradigmi fanno entrare in gioco una serie di problematiche molto più ampie di quelle che vediamo qua. Questi paradigmi sono proprio dei sistemi distribuiti, quindi non li trattiamo in questo corso, qui ci dedichiamo alla send che manda a un destinatario e nei compiti, quando usate nel subpass, usate le send che mandano a un destinatario. Non esiste nel nostro modello send che mandano a più destinatari contemporaneamente. Verranno trattati le tratta di solito Alessandro Amoroso. Che corso fa Alessandro Amoroso? Una volta si chiamava sistemi distribuiti, adesso non so più come si chiama. Amoroso lo so, il corso no, si chiama Alessandro, non il corso. Ok. Comunque, per dire che le nostre sette hanno sempre destinato. Così. Sì. Non sono sicuro di apprezzare la differenza con le signal e il wait. Che le signal e wait, lei ha memoria condivisa, cioè vuole spedire 100 byte a qualcuno, ha una variabile 100 byte, lì mette le cose e poi con la signal dice guarda è pronto, prendi la variabile che è lì. Qui la variabile a 100 byte non ce l'ha. Quindi l'unico modo che ha per dire al processo leggi questi 100 byte è fare un messaggio con dentro i 100 byte e dire tieni i 100 byte, ok? Perché non ha memoria condivisa. E attenzione, non c'è proprio. Quindi nei compiti, se mettete una variabile che si chiama A, per un processo, una variabile che si chiama A per il secondo processo, non c'è nessun miracolo che faccia in modo che se voi mettete per il primo processo qualcosa nella variabile A, il secondo processo legge in A quello che avete messo, ok? Quindi quando è messo il passing, ogni processo ha il suo mondo. Questo lo dobbiamo aggiungere al decalogo, e questo è più serio di quello lì, quello. È questo che dicevo prima. I due spazi di indirizzamento sono completamente separati. L'unico modo per ricevere un dato è la receiver. Esistono tre tipi di messo spazi. Il message passing sincrono, il message passing asincrono e il message passing completamente asincrono. Nel message passing sincrono sia la server sia la receiver possono essere bloccati. Come è fatto? Quando per avere la comunicazione ci vuole un processo che voglia fare la server e uno che voglia fare la receiver. Il primo che fa l'operazione si ferma, quando arriva l'altro si sblocca tutte e due. Quindi non importa se ha fatto prima la send, poi la receive, o prima la receive, poi la send. Se ne è fatta prima la send, poi la receive, la send si blocca. Quando arriva la receive,
i dati vengono passati e si va avanti. Il asincrono è quello di solito più facile da comprendere, perché assomiglia un po' a quello che succede quando mandate un'email, no? Chi manda spedisce il messaggio e non si blocca per spedire il messaggio. Chi riceve, se non c'è nessuno messaggio in attesa, si ferma. Se c'è un messaggio in attesa, prendi il messaggio e va avanti. È completamente asincrono. Fa in modo che non si blocchino né la send né la receiver. Quindi la send manda il messaggio senza bloccarsi, la receiver, se c'è un processo in attesa, se c'è un messaggio in attesa, restituisce il messaggio, se no dice non ci sono messaggi in attesa, senza fermarsi. Ma il messaggio, cioè se quello che carica sincrono, se il processo che riceve e fa la receive e dopo diciamo che riceve un messaggio, oppure cioè se non c'è non lo riceve basta, non lo riceve basta, cioè, arriva un messaggio di errore, una segnalazione di errore dicendo non ho messaggio in attesa. Questo è abbastanza comune anche nei sistemi operativi, quando avete modo di chiedere di accedere al device o file device o socket di rete in maniera sincrona. Se fate questo, la receive non è più bloccante, e se fate la receive vi ritorna indietro un messaggio di errore dicendo non ci sono dati, senza fermarsi in attesa. Per un po' di sintassi, la S-send, quando vogliamo fare una send sincrona per conoscerla, la chiamiamo S-send. E quindi la receive sincrona e la S-receive. Di solito, se vogliamo dire, vogliamo ricevere da chiunque, abbiamo scelto questa funzione, usiamo al posto del nome del processo asterisco per dire da chiunque. In tal caso poi consideriamo che il mittente sia una specie di parametro del messaggio, quindi se abbiamo bisogno di sapere chi è il mittente, cosa può scrivere, uguale m.send. Quindi se abbiamo fatto m uguale sreceive asterisco, arriva un messaggio, non sappiamo da chi arriva, perché quello prende il messaggio da chiunque. Abbiamo bisogno di sapere chi è l'intento del messaggio, si può pensare a quello, oppure uno potrebbe anche farne a meno, però dovrebbe, quando costruisce l'algoritmo, fare in modo che spedisca sempre delle coppie in cui come uno degli argomenti abbia l'identità del mittente. Non può fare niente. Comunque potete fare così. Quindi questa è la S, sono entrambi bloccati. Poi abbiamo la ASSEND a RECEIVE. La ASSEND non è mai bloccante. La receive invece è bloccante e si blocca se c'è almeno un messaggio che fa match con le richieste. Quindi se avete messo il sender esplicitato, se c'è un messaggio da quel sender, se invece c'è asterisco, un messaggio chiunque. Anche nei messaggi noi ipotizziamo sempre, salvo che non sia indicato diversamente, che le code siano FIFO. Quindi se il processo P manda tre messaggi al processo Q con la ASEND,
tu riceverai il messaggio nell'ordine in cui il file è inviato. La receive è bloccata, quindi la receive è bloccata e la S receive? La S receive è bloccata pure. Sono uguali. Sì, però fanno match, cioè siccome sono implementati in maniera diversa, lei usa un paradigma che prevede S send S receive o usa un paradigma che usa la send S receive. Però, cioè, è solo sintassi, nel senso che è la sì, però adesso nel lucido dopo vediamo che se lei deve implementare un meccanismo S-send S-receive lo può fare senza memoria, perché semplicemente se tutte e due devono arrivare nello stesso punto, il sistema operativo, il servizio diretto direttamente, quando sa che tutte e due sono fermi perché è arrivato il secondo che ha fatto o la send o la receive, si prende direttamente dalla memoria del primo e si mette nel secondo. Non c'è neanche bisogno di una coda nel mezzo, appunto perché tutte e due devono arrivare allo stesso punto. Invece la receive deve gestire una coda, quindi va bene che concettualmente sono simili, ma se usate quella sincrono, usate la coppia send e receive, se usate la sincrono, la send. Invece per quella completamente asincrona, anche perché nell'implementazione è quella della sincrona qualcosa, c'è la end receive, non blocchi il receive. Semplicemente se non ci sono messaggi, M è nullo. Quindi M è messaggio nullo. Ecco, vedete? Se avete un message passing asincrono, la struttura che avete nel mezzo, sistema operativo, supporto per l'elaborazione distribuita, quello che è, deve gestire una coda, perché quando l'emittente ha fatto la send, quel dato deve essere copiato da qualche parte, non si può più fare riferimento alla memoria dell'utente. Provate a pensare a questa cosa. For io uguale a 0 e ignore se vuoi che e più Ascend Q E, quindi mando in sequenza i numeri da 0 a 9. Quando faccio la prima send che mando 0, io mi devo copiare quello 0 da qualche parte. Perché? Perché dopo I viene cambiato. Se facessi riferimento a mi ha detto di mandare questo, il contenuto di questa cella di memoria, io il ricevente è in attesa, io manderei 10 volte 9, perché nel frattempo nella stessa locazione di memoria io ho messo 1, 2 fino a 9. Allora devo, quando faccio lo send, spostarlo, copiarlo e fare della memoria del mittente una copia da qualche parte per dire ho voluto mandare questo e poi così via per tutti gli altri elementi. Ed ecco perché abbiamo bisogno di copiare il dato dalla memoria del mittente. Invece con il sincrono posso direttamente passare dalla memoria del mittente alla memoria del destinatario. Ci sono tante versioni di letteratura, una è interessante, l'ha inventata Toft, ed è quella che prevede lo send, la receive e la reply. Noi non lo useremo, ma
interessante questa. Ma sempre bloccante per forza, ma l'ansima non sblocca l'assente, viene sbloccata da un'altra chiamata che si chiama reply, che tra l'altro consente di mandare indietro un messaggio di ritorno. Ok? Quindi io mando a Q M1, qui M1 ricevo da P, io faccio reply, in realtà faccio sarebbe M1 tutto reply, faccio la risposta al messaggio M1. E mando M2 che ritorna al mittente. Ok? Questo è come la vista TOTS. TOTS con questa pensata ha dato il via all'idea di chiamata di procedura remota. Perché? Pensate che questo, che qui ci sia il codice per fare un calcolo come una funzione, fa il quadrato del messaggio per dire. Questo equivale alla chiamata di una funzione. Vedete che cosa volete il quadrato, questo fa il quadrato e qua con il quadrato di ritorno restituisce il valore calcolato. Ok? Chiamano remote procedure call. Adesso le lasciamo un attimo da parte, poi dopo le riprendiamo perché vi racconto alcune cose. Ma andiamo avanti per ora. Ecco, anche qui cominciamo a vedere, abbiamo scritto più cose, come fare a implementare. Per esempio, poniamo di avere un sistema che ci fornisce messo spazi asincrono. È possibile, dato il messo spazi asincrono, fare un supporto con una libreria per messo spazi sincrono? Sì, quella è la risposta. Se avete messo spazi asincrono, quindi avete a disposizione assent a receive, per implementare la SSL e SSL come parte, mandate il messaggio e qui voi vi sbloccherete, perché è asincrono. Per rimanere bloccati, vi fermate aspettando un attimo. Il ricevente aspetta il messaggio e poi, una volta ricevuto il messaggio, blocca il mittente mandando indietro l'handler. Praticamente questo, avevamo la coda, abbiamo deciso di non usarla, perché questa coda al più ha un messaggio in docente. Perché? Perché o logicamente in presenza questi possono accodare, ma sono tutti bloccati. Vabbè, da qui a più ne ha uno solo, perché non può mandare il secondo, perché rimane bloccato, perché lo sbloccherà solo quando full manda l'altro. Quindi questo significa che tutti i programmi che voi avevate scritto con la SSN e SRSIV, se avete a disposizione assente alle SIM, potete farlo. Assend tutti quelli che avete scritto con l'SSL vuol dire che AS
send a receive è almeno tanto descrittivo quanto è send a receive. E viceversa, come facciamo? Qui avevamo la memoria, abbiamo deciso di non usarla, ma se non abbiamo memoria, come facciamo a inventarla? Si può fare, però c'è un prezzo da pagare. Il prezzo da pagare è aggiungere un processo. Un processo serve, mi metto, che fa da dispatcher. Allora, guardiamo questo programma. Abbiamo a disposizione stavolta la SSEND e la SRESEIVE e vogliamo implementare la ASEND e ARESEIVE. Quando un processo vuole mandare un messaggio a un destinatario, invece che mandarlo a un destinatario, manda un messaggio di tipo diverso al server. Come fa questo messaggio? Cioè un tag dice questo messaggio di spedizione, poi ha tre parametri: il messaggio, il nome del mittente, il nome del destinatario. Ok? E lo manda a un server. Quando un processo vuole ricevere, manda al server, guarda al server che io sono pronto per ricevere. Quindi manda un messaggio, io receive, io sono P e sono pronto a ricevere da Q. E lo manda al server. Quindi aspetta una risposta dal server. Il server come è fatto? Il server, come tutti i server, vivono in un ciclo infinito. While through oppure for punto vero punto vero, la vita del server si può dire è event driven, sta in attesa di un evento e dato l'evento risponde. Quindi vedete che ha vabbè, dopo vediamo che sono questi valori, ma per sé è questo. Questo è molto comune, tutti i server funziona in questo modo. Un server web è fatto così dentro. In terminologia Unix molto spesso vengono chiamati anche demoni questo server. Allora, cosa fa questo server? Questo viene fatto infinite volte. Arriva un messaggio può essere del tipo SMTP, o deve essere del tipo RSIV, e qui abbiamo cambiato l'ordine dei parametri QP in modo da avere sempre, quindi state attenti quando leggete questo codice, qui c'è più Q e qui è QP, quindi in questa parte Q prende il posto di quello che qua è P e P prende il posto per avere sempre. Qui è P che vuole mandare Q, ok? Qui, se quando P vuole ricevere da Q manda PQ, vuol dire che P vuole ricevere da Q, e quindi è Q che manda P, e quindi qua, avendo cambiato le lettere, è P che manda Q. Ok? Allora, arriva la richiesta di spedizione. Abbiamo end loop, quindi nel corpo finanziato che si aspetta, quindi vuol dire che arriva uno dei due per primo, non sappiamo quale. Quindi abbiamo quattro casi: stiamo gestendo il mittente è arrivato prima, il mittente è arrivato secondo, stiamo gestendo il ricevente è arrivato prima, è arrivato secondo. Quindi, e quindi vedete quattro casi: 1, 2, 3, 4. Stiamo gestendo il mittente. C'è almeno un messaggio in docenza da P a Q, quindi sono arrivato secondo. In tal caso, siccome è già in attesa,
Vuol dire che abbiamo già ricevuto questo, semplicemente mandiamo il messaggio in attesa M è appena arrivato da mittente, mandiamo M al processo che sta ricevendo, che sta aspettando, e waiting più meno meno, altrimenti se non sta aspettando semplicemente accogliamo, diciamo che nella coda del messaggio da P a Q aggiungiamo l'elemento M. Arriva il ricevente. Se la coda è vuota vuol dire che sono arrivato per primo, quindi non ci sono messaggi in giacenza, e in tal caso semplicemente dico guarda che sto aspettando. Altrimenti metto, tolgo dalla coda un messaggio e mando M, qui ce l'ho scritto Q, non test, un errore di... mando il messaggio a Q. Ok? Fatto, sì. Noi dentro M, quindi dobbiamo codificare anche chi invia il messaggio, cioè P. Perché a questo punto è sempre il server che invia i messaggi a Q. Q come fa a sapere che sia di andare lì? Cioè, se questo prevede che non ci sia lo server e si prevede di scrivere all'interno del messaggio se ne avete bisogno, tieni che infatti anche qui nella spiegazione, nella implementazione, abbiamo sempre messo il mittente come parametro anche nell'implementazione stessa. Allora andiamo a vedere cosa può succedere. Facciamo quattro casi proprio per abbiamo il processo di chiamiamole per non avere tanto P e Q, chiamiamole come si fa spesso Alice Bob, se avete bisogno di tre processi si chiamano Alice, Bob, Charlie, perché così sono ABC. Allora come un po' come Ubuntu, no? Vedete che Ubuntu ha delle versioni, adesso ho tante versioni, mette tutte le versioni con il nome di un animale e un aggettivo, ma in modo che il nome dell'animale e dell'aggettivo incominciano con la stessa lettera, no? Qual è l'ultimo? Maverick, Mary, Cat? Sì. E sarebbe una cosa tipo la suricata furba. La suricata è un animale che è solo in Africa. Infatti, vedete, quelli informatici imparate anche la biologia. Va bene. Tutto in allora, Alice vuole andare a Bob. Poniamo cosa poco realistica se adesso c'è, cioè Alice e Bob sono i fidanzati, che Alice arriva per prima. Allora Alice chiama la ASEND Bob, diventato il nuovo messaggio, e vuole mandare anzi per come si scrive manda il messaggio chi credo a Bob. Ok, allora avendo chiamato la send è una funzione, quindi Alice manda una cosa, fa ssend di smd di greco Alice Bob e lo manda al server. Alice è più larga di quello che mi aspettassi, quindi sposto Bob
Come c'è il server? Si è scritto alla fine. Il server mi ha tranquillo e altro. Che dice Bob? Sperate di non avere niente da fare. Server. E invece arriva Alice, la dice che lo sveglia. E allora il server. Il server riceve e dice di che tipo è? È di tipo send. È di tipo send, quindi si accorge che quindi si va a gestire send più greco Alice Bob. Siamo all'inizio, tutte le nostre code sono vuote, tutti i nostri interi sono zero, quindi waiting, PQ, non c'è niente, e quindi mette nella coda Q, Alice, Bob, mette è più greco, parentesi tonda perché è una sequenza, se fosse graffa sarebbe un segno, allora parentesi tonda, è una sequenza di un elemento che contiene solo più greco. Ma siccome è stata fatta quella SRSive, nel momento in cui il server è fatto da SRSive, Alice può continuare la sua esecuzione. Ok? Quindi Alice va avanti in maniera asincrona con Bob. Arriva Bob. Bob fa la. Intanto il nostro server è tornato lassù alla receiver perché ha fatto il ciclo. Bob a questo punto fa la receiver da Alice. Allora, la funzione dice, allora per fare una receiver fai con ssend rcv, attenzione, bot, Alice e la mando al server. Quindi, il server riceve rcv, bot, Alice, quindi vi ricordo Alice è P e Bob è Q nella nostra notazione rapida. Si chiede la coda Alice Bob è vuota? No, perché c'è più greco. Ok? Quindi prende più greco, intanto siccome il server ha fatto la SRSive, Bob è andato avanti, ma Bob si è piantato per il momento sulla SRSive del server, quindi è qua Bob. Quindi toglie il greco e manda, fa un SSend del messaggio, il greco che appena tolto dalla coda, e a chi lo manda? Lo manda, ricordo, cancellato il nome su destra, scrivete Q, lo manda a Bob, che quindi riceve il suo messaggio. Ok? Vogliamo adesso che Alice arrivi per prima, arriva sempre per prima Alice, va bene, arriva per prima Alice, ma arriva per prima a fare una receiver da Bob, vuole aspettare qualcosa da Bob, e Bob ancora una volta è tentato. Allora, cosa succede? La receiver, vi ricordo che è la S, incomincia con la S send
Sì. Questa volta Alice top verso 7. Quindi il nostro server riceve una receive Alice Bob, e ricordo che questo qui è questo. Va a vedere nella coda stavolta Bob Alice, c'è qualcosa? No. Quindi la Q Bob Alice in questo momento è vuota. E quindi intanto lei si è sbloccata e è arrivata alla S receive dal server. Però mi rimane bloccata, perché? Perché non c'è nessuno in attesa. La coda empty e quindi semplicemente scrive waiting Bob Alice 1 con calma, con la sua solita flemma, arriva Bob e fa ascend e Bob e numero di Nepero, limite di 1 fino all'ennesimo line per la Nepero all'infinito. Ok, mi vuole mandare E, sono, è uno scambio molto simbolico. Manda E, allora per mandare E fa la S send. Converge un altro ruolo di una lettera lì, vediamo se è vero. SND sono Bob, voglio andare ad Alice e è il primo, insomma, quindi mando E, sono Bob, voglio andare ad Alice e lo mando al server. Il server quindi riceve dal suo messaggio tipo send e Bob Alice, ok, trova che waiting è maggiore di 0, allora prende e lo manda direttamente a Q, non a P, cambiamo quel P con il Q, lo manda ad Alice, quindi la E va direttamente ad Alice e quindi prende e può proseguire. E poi l'altra cosa che fa dice Alice non è più in attesa. Ok? Avete capito come funziona? Questo server è il metodo e deve gestire tutte le possibili situazioni che arriva prima che le dopo. Prego, qual è la parte da cambiare? Allora, sono due le cose da cambiare. Quella è una Q, come pure questa è una Q. Ok? Prego. La send E dovrebbe essere da Alice. La send E. Questa send che abbiamo fatto qua va da Alice, che è sì. Questo viene da qui e Bob Alice, quindi nella nostra è MPQ e quindi va ad Alice che è Q. Ok, il terzo argomento, perché qui sono state cambiate le lettere, ma dovevo avere sempre P come mittente per il server, Q come destinatario. Ok, ritorna. Bene. Prego. Ma in questo caso il server come fa a sapere che il mittente è veramente quello? Cioè se arriva un altro processo e si finge di essere Bob e invia da Alice. Non c'è protezione di questo genere. Non c'è protezione di questo genere.
è stato fatto per non avere sender, la chiamata sender. Se volete scriverlo, basta solo mettere un pagice meno. Qui non mette, questo non mette P né qui né qui. E quello che qui ha ruolo di P qui e Q qua, lo mette come sender di M. E quindi chiede al sistema di dire mi dici che è emittente. E facendo così non avrebbe il problema di false identificazione dell'emittente. Ok? Io ho un'altra domanda. Noi abbiamo detto che il nostro modello teorico doveva avere la possibilità di ricevere da tutti, cioè avere una receive star. Sì. Però qui il server non gestisce una receive star. Questo non lo gestisce, ma è facilmente estendibile. Come? Semplicemente guardate queste strutture dati, questa coda e questo waiting. Questi sono semplicemente dei vettori e dei vettori di coda. Voi potete tranquillamente fare una struttura sequenziale interattiva che è in grado di capire se voi dite, avete dei dati di produzione, un database di messaggi, dice c'è un messaggio che fa match con questa richiesta? Sì, no. C'è qualcuno che aspetta, ha una aspettativa, sta aspettando in maniera coerente con questo messaggio? Sì, no. E questo è tutto codice sequenziale interattivo, non ha bisogno di scambi di messaggi per farlo. E quindi, volendo, uno lo fa aggiungendo solo codice sequenziale interattivo. Però quello che prima farvi vedere è che dall'asincrono abbiamo ottenuto il sincrono solo con una libreria. Per ottenere l'asincrono abbiamo dovuto mettere un processo, quindi non hanno lo stesso potere espressivo perché abbiamo cambiato le regole del gioco, non è una sola libreria. Abbiamo dovuto aggiungere un processo. Questo è un esempio di problema risolto in questi spazi. Abbiamo fatto un gestore di risorse che gestisce due messaggi, pick up e pull down. E per questi gestori di risorse sono dei processi che si chiamano bacchetta. Noi mandiamo un messaggio alla bacchetta che vogliamo prendere con pick up, lui ci risponderà con un dato di quanto possiamo prenderlo, oppure mandiamo un messaggio di tipo pull down quando vogliamo restituire la bacchetta. E ovviamente non ci sarà nessun messaggio perché non c'è attesa, la bacchetta la possiamo restituire quando vogliamo. Come ha fatto il chopstick? Chopstick è anche questo, un server, quindi ci sarà il wait to, e come vedete assomiglia molto a quello che abbiamo visto prima. Abbiamo sempre quattro case, arriva prima quello che vuole prendere la bacchetta, arriva prima quello che lo vuole lasciare, la bacchetta è presente o non è presente? Combinando queste due cose avete quattro case. Arriva quello che la vuole prenderla, c'è la bacchetta a disposizione, mandatela, se no accodate la richiesta. Quello che vuole restituire, c'è qualcuno che, se nessuno vuole la bacchetta, dichiarate che la bacchetta è libera, altrimenti mandate un outreach al primo che la sta aspettando. Questo, se volete, è più generale del problema della bacchetta, perché la bacchetta ha solo due contendenti. Questo, come troverete in un corso di tanti anni fa, risolve anche il problema dei dining octopuses, delle piovre a cena,
che abbiamo fatto una volta in un esercizio, il filosofo in piove che dobbiamo prendere quattro forchette a sinistra e quattro forchette a destra, perché è noto che le piove erano spettacoli. E quindi era un problema più generalizzato dei filosofi che hanno solo due braccia. In questo caso le nostre piove si sincronizzerebbero, perché? Perché possono esserci più tentacoli in attesa di ricevere la bacchetta. Non ho idea come si mangi il riso con altre bacchette, ma questo non sono una piove tra l'altro. Ma quindi ogni bacchetta è un server praticamente. Cosa? Quindi ogni bacchetta è un server alla fine, no? Ogni bacchetta è un server? Questo è un modo per implementare questo tipo di contenuti. È il tipico server che gestisce la contesa d'accesso a una risorsa. Da n richiedenti questo. Spero che il gesto non lo rovini il touchpad. Produttore e consumatore. Produttore e consumatore è banale. Perché se ci pensate è un asset pass. Quindi produttore e consumatore, quello che abbiamo fatto con il SEM, con il asset pass singolo. Il nostro il nostro manager, il nostro server non fa altro che prendere un elemento e mandarlo al destinatario. Quindi questo X è il buffer che è di scambio. Quindi il produttore può produrre un elemento, lo mette nel buffer di scambio, quindi può produrre il secondo, esattamente come produce il consumer. Quando tenta di spedire il secondo, non lo riesce a spedire perché vedete che qui non c'è asterisco, c'è proprio il producer. Quindi se prende il elemento, se il consumatore non ha richiesto di consumarlo, ferma qua il server. Il consumatore che tentasse di consumare, quindi velocemente consuma il primo e tenta di fare la risposta la seconda volta, non riceverà niente, perché l'unico modo per ricevere qualcosa è che sia arrivato al produttore di elemento che sia stato mandato. Ok? Quindi in questo caso è semplice. Conclusioni? Abbiamo visto tutte queste belle cose. Sezione critiche. Semafori monitor. Sezione critiche l'abbiamo visto con Decker e con Test and Set. Abbiamo visto che a parte Decker che serviva per far vedere che in realtà non serve un supporto hardware, però c'è busy weight. Abbiamo visto quanto fosse difficile programmare a questo livello e Decker è stato proprio il nostro esempio per far vedere che un problema che sembra basilare come quello di fare una sezione critica, se non avete supporto hardware diventa hardware. Uno deve stare lì a dimostrare ogni singolo statement che sia nella posizione giusta. A questo punto abbiamo visto i semafori che consentono già di programmare, consentono di fare programmazione concorrente con il modello memoria condivisa e consentono di farlo in maniera abbastanza agevole, ma ancora hanno dei problemi, perché è, come vi dicevo, è come la programmazione non strutturata, le parti corrispondenti di una sincronizzazione di una comunicazione appaiono in punti molto lontani nel codice, un po' come il punto di partenza della GoTo e la label dove si atterra. Anche abbiamo visto il monitor, che sono meccanismi a più alto livello, assomigliano a una programmazione oggetti e consentono di fare programmazione concorrente. Ovviamente è difficile, non è che sia la panacea, ma in maniera molto più agevole rispetto agli altri. Tutto è relativo, diceva
Alberto. E poi abbiamo visto Message Passing, che è il paradigma per la programmazione, per la programmazione concorrente col modello memoria privata. Abbiamo fatto vedere come si passa da uno all'altro, quindi da questo a quello, da questo a quello, quindi i primi tre, e poi abbiamo fatto fra i due modelli sincrono e asincrono di programmazione di message passing, abbiamo fatto vedere che da un lato c'è una come dire una trasformazione modello libreria, dall'altro no. E quindi alla fine possiamo dire che se chiamiamo, adesso lo possiamo definire potere espressivo di una di un paradigma rappresentiamo con il potere espressivo l'insieme dei programmi che si possono scrivere con quel paradigma, dei problemi che si possono risolvere con quel paradigma, noi possiamo dire che un paradigma è espressivo almeno quanto un altro, A è espressivo almeno quanto B, e possiamo farlo come una relazione d'ordine, A maggiore uguale B. Se è possibile scrivere un programma scritto con B mediante A. Quindi tutti i programmi che ho scritto con B li posso scrivere anche se ho a disposizione. E per farlo bisogna di una libreria che mi trasformi la primitiva di B nella primitiva di A. Se sono valide le due più uguaglianti, diciamo che hanno lo stesso potere espressivo. Quindi, Deck e Peterson testano il set del successo di busy waiting e fanno una categoria. Invece, semafori binari, monitor, hanno lo stesso potere espressivo. Message passing asincrono ha maggiore potere espressivo di quello sincrono, perché per fare quello asincrono, dato quello sincrono, abbiamo avuto bisogno di aggiungere un processo. Questo è l'ultimo lucido e sono i 29. Avete domande? Noi ci vediamo domani, sono fortemente indeciso su cosa fare domani, ma penso nella meditazione del weekend ho pensato intanto che secondo me qualche esercizio con la libreria C, con le vari pezzi della libreria C serve, perché se no vorrei che rischio di andarmi a scrivere la string copy piuttosto che altre funzioni tipiche della libreria, quindi una sorta di panoramica della libreria su qualche esempio che può servire.